Io muoio. Allora vinciamo, Vitto? Sì, ma ha vinto 16 euro. Che manca? Chi è che non ha più carte? Cioè, chi è che ha solo carte? Io Vitto ci siamo. Ah, proprio era tutto qua è rimasto. No. Il limone! No, il limone! 2012! No, il limone no, dai! Quello di stelle! Ti vendo la carta! Per 20 euro ti vendo la carta! Oddio! Gli ha dato gestione di migra, non possiamo più. Dai! Ma ti vinci 24 dai! Ma che cazzo lo dici? Vabbè, però proprio il limone! Dico il limone. Oddio! Non dire se è un qualcosa, dite di solo. Abbiamo un uomo contro un animale. Ah! Secondo me vince l'animale. In realtà è una donna contro l'animale. Pubblicità. Ogni giorno in Africa ci sono dei consigli per gli acquisti. Angela si sveglia e sa che dovrà correre più dello stambetto che vuole vincere 25 euro. Ogni giorno uno stambecco. Non in Africa, ma in qualsiasi altra parte. Grazie. Montuosa del mondo. Uno stambecco si alza e si trova con 25 euro a fianco. E lì va l'ancella. Ringraziami che ti sei fatto almeno 5 euro. Mezzo limone. Ehi, Ilaria, cosa ne pensi? Finalmente vinco qualcosa. Ho perso tutto. E come al solito. E come al solito a casa Enrico ci sono un sacco di soldi. Ma io farei ricorso al TAR. Tra l'altro ho capito subito che era il limone. Ha tutto. È una donna. Ha tutti i gradi di ordine e giudizio. Di giudizio e grado. E non ci fermeremo qui. Il limone va per metà visto, per metà. È secco. È pure spremuto anche. Mezzo limone sul campo. Stai facendo visto. Io non so. E allora? Era un Cicino. Ragazzi, non vorrei dire, ma i padroni di casa hanno vinto, visto che all'inizio abbiamo detto chi vinceva poi non avrebbe partecipato a quella dell'anno prossimo. Può darsi che la fine del mondo saprà arrivare davvero. E con questo. Erde! Ma era una tua carta? No, era la prima. Le mie erano tutte tossiche. In realtà le vendo per due carte. Ora una delle anche l'ancella comunque. Era una delle due carte. Avesse potuto risparmiare invece voluto acquistare la roba da me. Non è che abbiamo guadagnato tutti. Vabbè, da te abbiamo preso tre carte. Erano titoli tossici. Però il moschettiere ha avuto paura che andasse a prendere.